al Parlamento, abbiamo anche le leggi deleghe e via discorrendo. Quindi non c'è bisogno su questo punto di trasformare la Costituzione italiana e di diffamare l'attività legislativa che il Parlamento fa. Ora, soltanto perché, ripeto, è stata introdotta, sia pure in violazione di legge, quella apertura verso le nuove assunzioni, sol per questo noi, pur elencando tutte le criticità di cui vi ho parlato, noi voteremo con l'astensione, ma perché resta a verbale due cose, che si deve amministrare, si può amministrare bene, si può amministrare nel rispetto della legalità e soprattutto perché le 1000 assunzioni rappresentano una goccia nel mare magnum delle criticità delle piante organiche dei tribunali, delle corti varie di giustizia italiane. Grazie onorevole Sannicando. È scritto a parlare il deputato Sarro. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ora, se noi immaginiamo di condurre un'analisi su quelli che sono i provvedimenti che questo governo ha varato nel corso del biennio della sua vita in materia di giustizia amministrativa, potremmo ritenere che persegue un disegno scientifico di smantellamento del sistema della giurisdizione amministrativa, partendo dalla soppressione delle sedi distaccate, per quanto riguarda poi il regime fiscale dei ricorsi, continuando con le norme di tipo processuale, proseguendo ancora con il capolavoro ultimo rappresentato dal codice degli appalti. E riteniamo che tutto l'insieme di questi provvedimenti abbia rappresentato per il sistema della giustizia amministrativa, che ricordiamolo è quello che poi amministra il rapporto dal punto di vista del contenzioso tra il cittadino e le istituzioni, abbia assestato, dicevo, davvero un colpo mortale. E si prosegue sulla linea indicata con il tanto annunciato e proclamato ingresso del processo telematico, con dispiego di mezzi di comunicazione, come sempre, per accreditare questa immagine di modernizzazione, di avanzamento del Paese, di snellimento delle procedure, e per registrare poi l'ennesimo fallimento che, come è stato ricordato prima, ha imposto a poche ore dall'entrata in vigore del nuovo regime processuale l'emanazione di un decreto legge che appunto differisse di altri 6 mesi, ma in realtà sono 9 mesi perché per altri 3 mesi l'articolo 2 del decreto consente il sistema del doppio binario e quindi la possibilità fino al 31 marzo del 2017 di continuare ad operare anche con il sistema attualmente vigente. Dicevo, ancora una volta siamo in presenza di un bluff, perché il governo non ha supportato con le misure che erano di sua competenza, di sua spettanza, la effettiva, concreta entrata in vigore del nuovo processo telematico. E si prosegue ancora su questa linea con la discussione della legge di conversione, perché è stato introdotto questo emendamento sul potenziamento delle unità lavorative, ma nessuno si è peritato però di chiarire che nessuna delle 1000 o più unità che dovrebbero essere assunte per effetto della modifica apportata in sede di conversione saranno destinate al sistema della giustizia amministrativa, perché il potenziamento e l'incremento di organico viene riservato al Ministero della Giustizia e dunque a quella che è la giurisdizione ordinaria. Ma, ripeto, non ci sorprendiamo, perché questo è lo spirito delle riforme renziane: grandi annunci, grandi proclami e poi al momento concreto ci rendiamo conto di come le previsioni contenute nelle tanto sbandierate riforme abbiano una impossibilità tecnica di applicazione, registrino dei ritardi gravissimi e soprattutto poi deludano le aspettative che sono state alimentate dalla politica degli annunci, le aspettative degli imprenditori, degli operatori commerciali, dei cittadini che in un settore come questo
hanno diritto di ricevere una giustizia improntata sempre più al principio della effettività della tutela e della tempestività della decisione. In una sola cosa dobbiamo riconoscere: il Governo è stato davvero tempestivo ed estremamente anche determinato nel decidere, quando si è trattato di scegliere i vertici della magistratura amministrativa con la nomina del Presidente del Consiglio di Stato, perché il Governo, sovvertendo una prassi ultracentenaria, non ha seguito il criterio della valutazione dell'anzianità unitamente al merito, ma ha preferito operare una scelta, addirittura chiedendo la designazione dapprima di una terna, poi di una cinquina di nomi, e nell'ambito di questa procedere con assoluta discrezionalità alla scelta. Nel corso della storia non solo repubblicana, ma anche dello Stato liberale, mai si era verificato un precedente di questo tipo, o meglio, un precedente c'era stato, aveva dato vita a questo precedente Mussolini, che in quella occasione scelse di nominare Santi Romano come Presidente del Consiglio di Stato, del massimo organo della giustizia amministrativa. E in linea con questo precedente anche l'attuale Governo ha ritenuto di dover sovvertire la prassi e quindi fare una scelta molto politica, molto determinata. Altrettanta determinazione, altrettanta cura non abbiamo invece registrato per quanto riguarda le norme processuali, per quanto riguarda le misure organizzative, per quanto riguarda il complesso, cioè di quelle regole che permettono davvero al cittadino di avere giustizia e alla pubblica amministrazione di funzionare meglio. Per queste ragioni, pur nella comprensione della obiettività e della inevitabilità di questa proroga, noi ci asterremo sul provvedimento in sede di voto finale. Grazie. È scritto a parlare il deputato Colletti. Prego, ne ha facoltà. Se avessimo dovuto votare il decreto legge così come approvato dal Governo, avremmo votato sicuramente contro. Però da un altro punto di vista c'è un emendamento che non poteva essere in realtà presentato in Commissione, ma che è stato comunque presentato e che prevede, speriamo presto, l'assunzione di 1000 cancellieri, su cui siamo ovviamente molto favorevoli. Però la stessa maggioranza parlamentare, attraverso la presenza della Camera, ha eliminato i nostri